Salve a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di Quanto è pippa Alberto? Un saluto da Kyle, il nostro periodo umano, e da me. Oggi vi propongo un mazzo che mi hanno giocato spesso e che gioco spesso e che recentemente ha subito delle piccole modifiche che lo rendono ancora più gustoso. Sto parlando del Sultai Iorion o anche Sultai Ultimatum. Allora, o Iorion Ultimatum, bla bla bla. Questo mazzo è estremamente giocato, è estremamente forte, è estremamente combo. E a me piace tantissimo, perché a me i mazzi di controllo, i mazzi combo piacciono tantissimo, molto più degli aggro, anche perché gli aggro non sono proprio capace a giocarli, c'è sta poco da fare. Ieri sera ho provato a fare una partita con mono rosso nuovo, gli schiaffi li ho presi a 2-2. Eppure, ve lo giuro, quando gioco io contro un mono rosso, Terra Fervent, Terra Robber of the Rich, Terra Anax, Emberclave GG, e invece a me non succede, e la lista è uguale, eh. Comunque, non parliamo del mono rosso, stiamo parlando del Sultai Ultimatum. Questo mazzo appunto ha subito delle leggere modifiche con la nuova espansione, che secondo me lo hanno reso estremamente divertente ed estremamente giocabile. Ma andiamo con ordine. Che mazzo è? Il mazzo gira su Emergent Ultimatum, che ci permette di prendere tre carte di un singolo colore con nomi differenti, esiliarle, farne scegliere una al nostro opponent e le altre le possiamo giocare senza pagare il loro costo di lancio. Costo estremamente alto, quindi, perché a costo 7, 7 giochi in spell che costa meno di 7, capisci in cazzo. Qua ne costi 2, mana value 14, boom. Il mazzo è appunto strutturato in modo tale da poter rampare le terre per arrivare a 7 e giocare Emergent Ultimatum nel più breve tempo possibile. D'altro canto è vero sì che ritardare Emergent Ultimatum per proteggerlo con un counter è diventata la tecnica che si vede sempre più spesso, anche perché ora vedremo girano dei counter estremamente insidiosi. Lo avete già visto, eh. Comunque la combo appunto è Emergent Ultimatum, è la carta combo che fa entrare altre carte. Questa scelta di solito verte su Chiora, 8-8 Hexproof GG, Arrond Epifani, giochiamoci un altro turno, Dupedine GG, perché di solito entra un altro Emergent Ultimatum, Boninclex, raddoppiamo i segnalini GG, e Balti. Queste erano fino a poco tempo fa le carte che appunto venivano piccate con Emergent Ultimatum. Recentemente si sta giocando e ho visto che è estremamente forte anche la nostra cara amica Liliana, Professor Onyx. Perché Professor Onyx? Perché quando, a parte che con Magecraft perdi e guadagna punti, fa perdere punti vita all'avversario e li fa guadagnare a noi, e già questo è ottimo. Ma a meno 8 ha una condizione di o reset della mano dell'avversario o kill. Ovvero sia, ipoteticamente parlando, noi abbiamo appena giocato Emergent Ultimatum, lo abbiamo giocato insieme a Boninclex e malauguratamente il nostro opponent ha scelto di far entrare Boninclex e Professor Onyx. Se Professor Onyx entra appunto a 5, raddoppia 5, diventano 10, a meno 8 che cosa dice? Dice, each opponent, qualsiasi opponent, può scartare una carta. Se non lo fa, perde 3 punti vita. Cazzo, una rottura di palle. Ripeti questo procedimento 6 volte. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se il nostro opponent, nell'ipotetico caso in cui fosse a 20 punti vita con 0 carte in mano, riceverebbe 21 danni. Perché a casa mia 3x7 fa 21. Quindi, per ogni carta che lui scarta,
evita di perdere questi 3 punti vita. 7 carte, 3 punti vita, 1, fatevi voi il conto, anche se già ve l'ho fatto. Anche il suo meno 3, each opponent sacrifice a creature with the greatest power among creatures that player control. Anche questa è estremamente buona. Il meno 3 è ottimo perché aggira tante tante situazioni, tra cui i vari Dreamtrawler, i vari Hexproof. Anche se mi permette di scegliere, di solito è la creatura più grande di solito è quella che ha il mana value più alto. E appunto questa è una delle nuovi inserimenti nel mazzo. Per il resto il mazzo è praticamente invariato, quindi c'è ancora Seagate Restoration, Velaqua Predation, Omen of the Sea, Shadow's Verdict per 3, Extinction Event, Earthless Act, Eliminate e Run 4 counter. Abbiamo tolto Jwari Disruption. Abbiamo tolto Jwari Disruption e abbiamo messo Test of Talents. Test of Talent, secondo me, è il counter, penso uno dei counter migliori che siano mai stati scritti, perché permette di eliminare chirurgicamente tutto quello che ha counterato 4 per. Dice: Counter target instant or sorcery spell, search its controller graveyard and library for any number of cards with the same name as that spell and exile them. Quindi prendiamo, counteriamo, rimuoviamo tutto. Immaginate, appunto, per quello ho detto a parti inverse, Emergent Ultimatum, vi sparano Test of Talent sopra. Agombo è finita. Di rimando, appunto, noi ragniamo Test of Talent per due motivi. Primo, per il mirror, ovviamente. Secondo, perché nell'eventualità in cui dovesse servire a noi rimuovere qualsiasi un counter, cioè noi giochiamo Emergent Ultimatum, loro Test of Talent e noi Test of Talent o Mystical Dispute. Quindi Emergent Ultimatum, ricordiamoci sempre che a 7 è sempre estremamente rischioso, a meno che lui non c'ha tutto tappato, è estremamente rischioso giocarselo. E questa appunto è un'altra delle carte nuove che sono state inserite in questa lista, in questo mazzo. Ci aggiorniamo ancora Warp Willow Heaven, Cultivate, Binding of the God, abbiamo tolto il carretto, ma abbiamo inserito il Cultivator. Questo, quando il Cultivator entra in gioco, è un 3-4 a costo 4 che ci fa prendere o una foresta o un'isola. E ce la fa mettere direttamente in gioco, stappata. La carta entra stappata. È basic, ma è stappata, cosa enormemente utile, perché praticamente è come se questa carta avesse costasse uno meno, fondamentalmente. È un 3-4 a costo 3, quindi tanta roba. E abbiamo inserito, perché non ne ho 4 per, ma soprattutto perché dovrei motivare la ricerca delle terre con Cultivate, Binding of the God e quanti Cultivator, appunto, gli Snarl. Ne gioco solo uno per, uno e uno. Forse inserirò anche un terzo e un quarto, ma non sono così sicuro. Mi piacciono molto poco queste terre, devo essere sincero. L'idea di rivelare quello che ho in mano per cavare una terra stappata mi piace e non mi piace, però giocando un Triumph, anzi due, diciamo che è relativa come rottura di scatole. Il mazzo comunque gira intorno alle 3, 3.9, 4 terre, 32 lande, quindi diciamo che non è malaccio. Questo è il mazzo. Questa era la spoiler, non ci resta che andare a provarla. Vediamo un po' come si comporta il nostro mazzetto. Fermo restando che in realtà ho già fatto un paio di partite e sono stato stuprato malamente da due monorossi, proprio perché dicevo che appunto non... Vabbè, dettagli. Allora, qua abbiamo On the Play con un bel po' di mana colorato. Decline che non me ne può fregare di meno. Oh, Lurrus Cycling, interessante.
Mi piace, però sono curioso di vedere che genere di matchup questo mazzo ha con questo mana, mazzo odioso. Che poi sarebbe un altro mazzo combo praticamente. Ciao. Rimaniamo così. Dobbiamo cercare il land drop. Ah, Opsi Foxy, va bene, tanto abbiamo un Binding of the God qui pronto. E abbiamo anche Rescuer. A posto, ci serve un mana assolutamente. Preferisco il Pebble Passage. My turn. Ah, faccio lo cazzo. Allora, blu, nero, verde. Prendiamoci prima il doppio blu. Questo. Preferisco avere una creatura singola di cui preoccuparmi che di tante. Già due Rescuer, complimenti. Ed ecco il terzo. Cioè, mamma mia. Complimenti. Ketria. Epifani. Via. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfetto. Prima che passi. Ci facciamo Pebble Passage e ci giochiamo a Ronde Epifani. Mi piacerebbe avere un bel Extinction, no, uno Shadow Verdict adesso. Adesso è proprio il momento da Shadow Verdict. Che poi, avendo Kaedria Trium, se pesco terra io mi gioco Valky. Valky, basta la parola. Quindi noi la vogliamo pescare un'altra terra. E invece no. Vabbè. Allora, il doppio nero ce l'abbiamo? No, però ci abbiamo il triplo verde e l'eventuale doppio blu con un'altra terra. Quindi prendiamo il doppio nero. Epifani. Cultivator, ci prendiamo foresta, così abbiamo tutto il mana per ultimato. Earthless Act è un problema sulla Fox, no attack, perché ci servono per bloccare, sono 6 da 6 mana, cioè sono 6 danni qua, lui non c'ha il... Non c'ha il coso, quindi va bene. Resolve. Vuoi fare la creatura più grossa del mondo? Noi gliela stecchiamo questa l'esatta adesso. Bravissimo! Bravissimo proprio! 1, 2, 3. Bravo! Ops! Grazie che te la sei ammazzata da solo. Allora, questa verde. Noi possiamo fare due cose adesso. La prima sarebbe giocarci Valky, la seconda è Emergent Ultimatum. Onestamente, Emergent Ultimatum, ci prendiamo. Ci prendiamo Arron d'Epifani, Professor Onyx, ovviamente, e Professor Onyx. Anche se pure Shadow Verdict non sarebbe male. Se lui ci fa giocare un altro turno, entrati in vault. Magari. Però. Ah, ho sbagliato. Vabbè, sti cazzi. Ah, 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 ah.
heard that name before. It was going to die eventually anyway. Vai. La Fox adesso non ci preoccupa più, perché pure che la mette non prende segnalini. Certo. Vai, vai, vai. Cicla, cicla. Prendi un life. Che errore grossolano, è incredibile. Era una finta in realtà. Earthly Sucked. Meno 8. Allora, vediamo che cosa ci prendiamo. C'era un Fable Passage qua, vero? Sì. Ah, così? Vabbè. Good game. Vabbè, questo è quello che volevamo fare. Adesso possiamo anche perdere. Su, questo ha risposto subito alla chiamata. Allora, questa mi piace come mano. Non ci abbiamo il mana verde, ma non è un problema, perché comunque c'è... Scusate. Perché comunque ci abbiamo sia Omen che Fabled Passage. Fabled Passage. Mi sta mullicando. Questo è un aggro. Questo è l'ennesimo aggro. Ma intanto palude. Facciamogli capire che noi non... Ah, mono bianco. Gain life, quindi. Tu sei brutto e cattivo. Quindi dobbiamo ragionare che a noi ci serve per vincere contro di lui Shadow Verdict. Ci servono le rimozioni, quindi ci serve il doppio mana nero. Quindi il turno dopo Zagoth Triomb assolutamente. Mori, gattaccio, un gatto brutto. Quasi quasi glieli levo tutti. Quasi quasi glieli levo tutti. Però poi no, è un rischio. Voglio capire bene perché gli serve. Perché c'ha Defiant Strike nel mazzo. Di solito questa carta sta nel Magicraft. O forse semplicemente lui vuole andare a punti vita alti per giocarsi subito l'abilità e fare gli angioletti. Allora io direi che il mana verde ce lo prendiamo, ma sto mana blu lo mandiamo sotto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi 7. Quindi doppio nero, no, mandiamoci il verde fuori e passiamo. Comunque abbiamo due counter in mano, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Abbiamo 7 terre, quindi possiamo giocarci anche per Ball Passage il prossimo turno. Così cerchiamo di pescare meno terre. Se rifai Defiant Strike però te lo levo, te lo dico. Io lo levo, ho capito la strategia. Vediamoci il mazzo adesso. Allora, library. Allora, intanto vediamo Light of Hope. Appunto, è il Magecraft, come immaginavo. Quindi, praticamente questa era una carta chiave del mazzo. Ottimo. Perché quella gli serviva. In mano ci abbiamo lui, Fight as One. Show Confidence, ok. Quindi dobbiamo ricordarci che dà +1/+1 Vigilance e copia. Però gli serve il mana. Fai la suona e la fa diventare 2-2. Allora noi abbiamo il mana nero, mana blu
ce l'abbiamo, mana verde, quindi ci possiamo prendere la terra che cazzo ci pare. Quindi io direi di prendere un altro mana verde, perché ci serve il triplo. Quindi lei. E anche qui io direi di fare foresta. Così abbiamo i tre mana verdi che ci servono. Qua abbiamo un altro po' di mana. Qua abbiamo il mana rosso per Val, per Tibalt. Ok. Mo se lui fa fight as one, non gli serve a nulla perché diventa 2-2-3-3 e si schianta allegramente. Perfetto. Vabbè, paghiamo gli Orion. E se non fa nulla, che bello. Abbiamo pure il Mystical Dispute per sta roba. È stupenda proprio sta cosa. È stupenda. È stupenda. Perfetto. Allora, noi cosa vogliamo far morire? Vogliamo fa Allora, lui deve dargli più uno più uno e poi un altro più uno più uno. Giusto? Quindi deve dare due volte fight as one. Ok. Whenever you cast or covi. No. Bene. Quante ne dovete sparare però? Perfetto. Allora. Ah, non c'ho il mana per gli Orion. No, aspetta. Cazzo, non mi dica che è manculato così. Porca troia, speriamo di no. Ho fatto la cazzata a fare Wolf Willow Heaven. E allora faccio il blocchino. Perché non c'ho il doppio, perché no, ho consumato il doppio mana blu, ecco perché. Perché qua c'avevo il mana, perché non c'avevo il doppio mana blu. Non ci ho pensato. Volevo giocarmi Yorion e non ho pensato che mi serviva il doppio mana blu. E 3, 9. Undici. Ho sbagliato. Non ho pensato al mana. Mi sono incartato col mana. Non mi sono accorto che non c'avevo col mana blu per gli Orion. E sono rimasto oculato. Proprio un idiota. Maledizione. Allora, qui ci manca il mana blu, però abbiamo uno Shadow Verdict con un mazzo al 99% senza companion, quindi aggro. Abbiamo anche già il doppio mana nero, quindi tocca tenessera. Tocca tenessera. Speriamo di pesca un'isola. Va bene anche la quarta terra perché poi muove a prendere con Binding Old God. Che non sarebbe male. Vabbè, c'è anche Cultivate, non male. Cultivate al terzo se non fa cose troppo strane. Doppio Fervent, mamma mia, oh. Triplo Fervent, cioè
Cioè, figlio mio, tuo padre è James Potter. Tuo padre è James Potter. Devo rampare per forza perché il prossimo turno devo fare assolutamente Shadow Verdict. Speriamo che non mi uccide. No, a quanto pare no. Porca puttana. Magari c'è Robber of the Rich adesso, c'è qualcosa, vuoi mettere in Rimrock per essere sicuro di vincere, dai, su. Io al posto tuo ci penserei, dai, su, amichetto, dai, siamo tanto amici, muori, muori. Maledetto. Tor Brando, Tutor Brandi, Dio, Mana Verde, Binding the Old, Binding of the Old God, distruggi. Daltanius vince 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi manca Mana Verde, mo vado a prendere con questo o con questo, ma soprattutto mi manca Emergent Ultimatum. Ci manca Emergent Ultimatum, ragazzi. Faceless si anima e ci viene a picchiare. E c'è anche. Oh, sto a uno! No, sto a due. Allora. Cazzo. Allora, noi il prossimo turno possiamo giocare Kiora. Però non abbiamo il mana per. Cioè, arriviamo a 2 e a lui gli basta un pompaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non c'ho il mana per la doppia spell. Quindi io me ne tengo tutte e 2. Anche se servirebbe qualcosa da un po' più. Ah no, è più 1 perché comunque la bastarda c'ha tutti quanti i cosi. Porca puttana, guarda come devi perdere partite. Allora, come la vinci questa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se io faccio Wolf Willow Heaven. Qua praticamente non cambia nulla perché per questo turno a me serve fare mi servono 11 mana. No, sono 7 e 4 sì, 11. Quindi abbiamo perso. La top deckata con Omen sarebbe stata, che ne so, Act Eliminate. Boom. Anche solo al posto di avere quella cagata. Forse ho sbagliato a prendermi Wolf Willow Heaven, forse. Dovevo drengiare per cercare una rimozione. Però comunque che culo sta gente. Non vi offendete se chiedo che lavoro fanno le vostre madri o se paragono i vostri genitori a James Potter. La colpa è la vostra. Sottoscrivo, la colpa è la vostra. Perché io tre Fervent mi gioco. Mai giocati tutti insieme. Allora, qua abbiamo Eliminate, Cultivate, Test of Talent. Kaira. Che cazzo di mazzo è con Kaira? Tu, ma racconti giusto, amico.
Tu mi puzzi. Tu mi puzzi. E anche al server, a quanto pare, gli puzza. Sì, avevo già detto keep, ma vabbè. Magari... Se sei sicuro, guarda che... Ah, mollicato. Ok, strano. Codumana che può fare di dannoso, non penso, quindi portello su Arno dei Pinfani subito. Ma ci serve, se con un mana, con un mana qualsiasi già andiamo di cultivate e non perdiamo il land drop, che secondo me in questa partita sarà estremamente importante. Il land drop nero blu. Nero e blu. Se prendo un mana nero gli faccio Valky, gli guardo la mano, perché devo capire che mazzo è. Che non è. Buono. Così da quello che scarta posso capire. Interessante. Quindi praticamente lui ci ha detto wait, test of meaning, quindi praticamente è un mazzo a incantesimi blu-nero. Quindi se c'è Kaira, Cat, Elemental, Nightmare, Dinosaur, più un Originance, vuol dire che gioca pure l'Urrus. Quindi questo è un engine per l'Urrus. Quindi se questa è un engine per l'Urrus, intanto io prendo due mana neri. Mega un altro mana nero. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi questa, se è un engine per l'Urrus, vuol dire che Trion. Altro mana blu. Titan Nest. Ok, ora ci sto. Ora è tutto molto più chiaro. Allora, qua verde. Quindi abbiamo doppio verde. Abbiamo doppio blu. Verde, verde. Ci prendiamo al mana blu e mana verde. E che facciamo? Gliela guardo la mano? Aspettiamo, ci abbiamo Eliminate, abbiamo Test of Talent, Arun d'Epifani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aspettiamo, vediamo che cosa succede. Titan Nest. Ha esiliato Fable Passage. Ok, incolore. Uno blu e due incolori. Tre incolori. Creatura. A costo 4 già. Ah, Eliminate non gli faccio niente. A costo 5 gli sciacquo le palle. 6. Quindi non è un lurdo. Shark Typhoon. Ok, diciamo una carta nel cimitero. 1, 2, 3, 4. Allora, Resolve.
via lo shark. Nel mio turno, nel suo turno, anzi. Allora, che cosa possiamo fare? Possiamo fare Arlong Epifani. Se facciamo Arlong Epifani, allora facciamo, sì, facciamo Arlong Epifani. Incantesimi. E che vuoi fare? Canterà a costo 1. Attenzione, sì! Test of Talent su Mystical Dispute! E guardiamoci il tuo mazzo. Pensavi veramente di fottermi... Ma dai, ce n'ha uno solo! Ma che culo! Te lo esilio. Esatto, Professor Onyx. Ok. Qua non mi posso prendere il mana nero. Però posso giocarmi Vorinclex. Posso giocarmi Vorinclex. Però poi con Onyx me lo toglie. Ah, non devo pescare a terra. Verde. Allora, c'ha una carta nel cimitero, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, con 7 lui può farmi male, può farmi molto male. Teoricamente io questa forse l'ho persa. Esiste l'eventualità che io l'abbia persa. Perché comunque poi Rintax se ne va a quarta esact. Sta poco a fa. Certo, porca puttana, cioè un Mystical Dispute c'avevi in mano, Cristo di Dio, proprio in quel momento tu dovevi giocartelo. Eccolo, ecco che arriva Liliana. L'ha pescata lui, non l'ho pescata io. Non c'ho da per rimuovere gli incantesimi, il problema è solo quello, perché pure Valky non può farlo. E Valky è perfettamente inutile contro questo mazzo, perché se l'esilia da solo la roba dal cimitero. Quindi, cioè, fondamentalmente lui usa come engine il cimitero. E io non ci posso fare assolutamente nulla. Quello che non capisco è... Vabbè, perché giustamente la gente calla. Cioè lui, ecco qua, sciamato. Io non ci posso fare assolutamente nulla. È orribile sta situazione. È proprio orribile. Study habits. Orribile questo matchup, orribile. Questi sono 9 danni. Questa è finita, sta partita è proprio game over. Sta partita è estremamente game over. Bella combo però Liliana Titan Cast, mi piace. Quest'idea gliela rubo. Vabbè, è stato un piacere.
È stato un piacere. Mannaggia la miseria. La lista è estremamente, secondo me, estremamente buona. Il problema sono io. Poi dico, il problema sono io perché, appunto, non essendo abituato all'altra lista, che ha molte più rimozioni e ha molte più, diciamo, ha molta più capacità offensiva, molte più creature. L'ho giocato in una maniera un po' alla cazzo di cane, come si suol dire. Ciò nonostante, è un mazzo, secondo me, ottimo. È una lista, Professor Onyx, secondo me, una delle carte migliori dell'ultima espansione. Mi piace molto. Questa lista sarà sicuramente migliorata. Test of Talent, ogni volta che l'abbiamo giocata, è stata stupenda, tranne quando l'abbiamo giocato su un altro counter. Ma quello, vabbè, è proprio un mazzo che era un mazzo che era completamente fuori meta. Infatti lo inserirò per forza, perché non posso non inserire un mazzo così simpatico. Mi piace, mi piace. Il Titan Nest con l'interazione tra Titan Nest e Professor Onyx mi ha intrigato, ha eccitato. Diciamo, non è male, non è male, non è male, non è male. Bello anche il Ramp su Shark Typhon. L'interazione tra queste tre carte è, secondo me, sublime. Ma il problema è che sto parlando dell'altro, ma dell'ultimo mazzo, non di quel mazzo, non di questo. Scusatemi. No, questo secondo me è un'ottima cosa. Se ho perso le partite, è stato degli errori di valutazioni miei, perché appunto con la mentalità dell'altro mazzo dice: ah, nell'altro mazzo ho due per della coppia pezzi della combo. No, nell'altro mazzo ce ne ho due per, in questo invece ha uno, 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 uno. Tranne due Valky, quindi è un mazzo combo, quindi già in mente uno deve capire che mazzo combo vuol dire che lo devi conoscere a memoria. Quindi la lista tu la devi sapere a memoria, non devi avere bisogno del tracker, non devi avere bisogno di niente. Tu il mazzo lo conosci proprio a menadito. Detto questo, per oggi è tutto. Un saluto da Kyle, il nostro Bird of Mana, e da me, signori. Alla prossima succhiata!